Si mette così, eccoci qua. Buongiorno, benvenuti a questa nuova puntata di Serie Storiche con Giovanni Federico. Ciao Giovanni. Ciao. Allora, oggi finalmente, Giovanni, trattiamo una cosa che tra l'altro ci viene richiesta da mesi. Finalmente parleremo. Cominciamo a parlare di rivoluzione industriale, che è probabilmente la più grande svolta che c'è stata in questo mondo nell'età moderna e della quale evidentemente stiamo ancora in cui stiamo ancora vivendo. Si parla di quarta rivoluzione, di terza e quarta rivoluzione, prossima avventura, però noi di fatto siamo ancora lungo la scia di questa grande trasformazione che c'è stata nel mondo occidentale e che ha cambiato fondamentalmente le vite. Allora, ci racconterai adesso in che cosa si sostanzia la rivoluzione industriale e poi faremo una seconda parte, che metteremo in una seconda puntata, in cui ne spiegherai le cause o le principali cause, quelle che in letteratura vengono descritte come i principali driver di questa rivoluzione industriale. A te la parola, Giovanni. Perfetto. Allora, buongiorno a tutti. Allora, inizierò con due citazioni. La prima citazione è di Robert Lucas, che non è George Lucas. George Lucas è quello di Guerre Stellari. Robert Lucas è premio Nobel d'economia, credo, del 90. Di qua disse: quando uno inizia a pensare alle cause della rivoluzione industriale, è difficile pensare a qualsiasi altra cosa. Perché la rivoluzione industriale, come giustamente diceva Costantino, è, dopo la rivoluzione neolitica, la seconda più importante avvenimento nella storia dell'umanità. La rivoluzione neolitica ha creato la civiltà come noi la conosciamo, cioè di persone che vivono coltivando, hanno creato in città e così via. La rivoluzione industriale ha creato la società moderna. Tutto quello che noi godiamo, di cui noi godiamo e che ci distingue dai nostri antenati, dallo smartphone all'automobile, all'aereo, ma anche al crollo della mortalità, alla penicillina e così via, è un prodotto della società moderna. La società moderna è nata in un posto ben preciso. Mentre della rivoluzione neolitica sappiamo pochissimo, per ovvie ragioni, della rivoluzione industriale sappiamo moltissimo. Ci sono enormi quantità di studi che oggi inizierò parlando, tentando di riassumere su cosa è successo e anche su perché è successo. Allora, dove è cominciata? In un posto ben preciso, che è l'Inghilterra, in un periodo, e qui poi inizieremo a parlare di che cosa è successo, che va dal 1750 al 1830. 1750 sono le prime grandi innovazioni della rivoluzione industriale, 1830 è quando ormai il modello di industria moderna, basata sulla forza del vapore, basata sulla grande fabbrica, non si era affermato neanche in tutta l'Inghilterra, non si era assolutamente affermato nel resto del mondo, però comunque aveva iniziato a diffondersi e questa diffusione sarebbe stata bene o male inarrestabile. Durato parecchio, l'industrializzazione di alcuni paesi è degli ultimi 30 anni, almeno in Italia, però comunque un processo che è iniziato in quel momento. La seconda citazione è di che si trova in un famoso libro di Ashton, che è un storico economico inglese, che fu la seconda grande libro sulla rivoluzione industriale, il primo grande libro sulla rivoluzione industriale. È fondamentalmente da un compito di uno studente di scuola che disse: la rivoluzione industriale consiste nel fatto che a wave of gadgets, cioè un'ondata di strumenti, si è diffusa in tutta l'Inghilterra. Cioè l'essenza della rivoluzione industriale è quella che mentre in epoca pre-industriale, cioè prima del 1750 d'Inghilterra, le innovazioni c'erano, ma erano rare, avevano periodi abbastanza lunghi. C'è stata alcune enormi innovazioni, vi ricordate la stampa, la ruota idraulica e così via. Però erano comunque cose che accadevano ogni tanto in posti diversi. Dal 1750 in poi,
in Inghilterra, le innovazioni sono state molto rapide e sostanzialmente è iniziata una grande ondata che continua tuttora. E quindi questo vuol dire sostanzialmente che mentre prima la tecnologia industriale dell'industria, ma anche d'agricola, ma anche dei servizi, era sostanzialmente, cambiava molto lentamente e l'innovazione non era, era comunque in misura limitata, un elemento essenziale della strategia industriale, dopo la rivoluzione industriale l'innovazione, cioè inventare qualcosa di nuovo, un prodotto nuovo o un tipo modo di produrre qualcosa che già esisteva, nuovi, è stata, diciamo, la caratteristica che ha permesso alle industrie moderne, poi a tutte le ditte, di competere. Prima la competizione sul mercato era molto più limitata e comunque era incanalata in forme tradizionali, come potevano essere le corporazioni. I profitti dipendevano molto di più di ora dal monopolio, dall'aiuto dello Stato. Dopo la rivoluzione industriale, per fare soldi, una ditta doveva innovare o comunque essere al pari con l'innovazione di tipo concorrenti. Chi non innovava, chi non era al pari, veniva buttato fuori. E questo soprattutto, magari ora è un po' più complicata la situazione, ma questo, diciamo, l'Ottocento inglese, inizio Novecento inglese, l'Ottocento, Novecento, tutto il mondo è stato un periodo di competizione sul mercato molto forte. Quindi, diciamo, la caratteristica del mondo post-rivoluzione industriale è quella della concorrenza e del tasso di progresso tecnico. Allora, dicevo che... Giovanni, un attimo solo. Allora, volevo farti sottolineare questo passaggio, perché appunto una domanda che ci si fa è come mai tutti insieme, tutti in quel periodo, è stata la concorrenza? Cioè è stato il... Questa sarà la seconda. Grande domanda è come mai in Inghilterra, prima come mai in Europa? Certo. Perché ci sono stati, magari avevo fatto una puntata sulla Cina, magari si ritornerà, ci sono state civiltà, tipo quella cinese, che avevano una certa capacità innovativa, avevano fatto un sacco di innovazioni, ma non hanno avuto la rivoluzione industriale. Primo punto. Secondo, l'Inghilterra era sicuramente una potenza molto ascendente dal punto di vista militare e politico nell'Ottocento, nel secolo XVIII, ma comunque non era così enormemente superiore per varie, sì, da un lato alla Francia, che era ricca, molto più popolosa e comunque una grande rivale politica, e dall'altro l'Olanda. Dal punto di vista del puro reddito pro capite, l'Olanda fino al 1800, l'invasione napoleonica, era comunque più ricca dell'Inghilterra. Quindi l'Inghilterra era un paese che nel Medioevo era periferico rispetto all'Italia. Comunque era un paese in grande ascesa, e ora il secondo grafico che mostrerà gentilmente questo attivo fa vedere, ma comunque è un paese, comunque non era necessariamente, non era evidente che fosse in Inghilterra, però su questo ne parleremo. Certamente. Così ci sarà, creiamo un po' di suspense. Creiamo la suspense, sì, esatto. Certo. Tu mi dici quando mandare i grafici. Ecco, inizierei a mandare il primo grafico. Se, sì. Sostanzialmente, che cosa dice proprio? Il primo grafico è il GDP, perché questo dimostra come tutto è cambiato dopo la rivoluzione industriale. Cioè questo è il grafico del prodotto interno lordo pro capite inglese, che grazie agli sforzi di alcuni storici economici è disponibile dal 1252 a oggi. E questo naturalmente si vede chiaramente, il secondo grafico sarà una zoomata sul periodo della rivoluzione industriale, ma si vede chiaramente come dal inizio dell'Ottocento in poi c'è stata una crescita che praticamente cambia tutto. Cioè per 600 anni, se ci fosse il grafico ancora prima, probabilmente per altre centinaia di anni, c'era stata una lieve crescita o stagnazione a seconda dei periodi. Ma si vede anche abbastanza bene, dopo il 1752 comincia una crescita lineare
Che poi si impenna dopo, esatto. E si impenna in maniera incredibile, questo è un grafico lineare, non è un grafico logaritmico, però comunque si impenna moltissimo dopo il 1950, dal 50 al 70 è un periodo in cui l'Inghilterra cresceva relativamente poco rispetto ad altri paesi, ma comunque cresceva in termini assoluti, l'incremento annuale del reddito rispetto all'anno precedente, in termini proprio non percentuali, ma assoluti, era enorme. E quindi diciamo questo per far vedere, giusto per far vedere come è stata una rottura assolutamente discontinuità, per usare una parola un po' più raffinata, assolutamente evidente. Il secondo grafico invece, che si concentra più sul periodo, è questo, è il grafico che va dal 1550 al 1850. E qui appare un problema, un primo punto, che è molto importante, su cui si discute parecchio, è il fatto che nel breve periodo la crescita è iniziata molto significativamente prima della rivoluzione industriale. Cioè l'Inghilterra era un paese in cui il reddito pro capite già cresceva dal 1650 circa, cioè dalla fine della guerra civile. E poi è cresciuto abbastanza, un po' di più rapidamente, però il periodo della rivoluzione industriale non è un periodo di crescita enorme del reddito pro capite. Il periodo di crescita enorme è poi dopo, nella seconda metà dell'Ottocento e poi, a parte del periodo fra le due guerre, nel Novecento e fino al 2007. E questo è un punto molto, molto importante. Allora, quindi, si è detto che la rivoluzione industriale è si caratterizza per lo sviluppo, una grande ondata di innovazione. Un punto essenziale, ora fra un attimo se gentilmente Costantino metterà una lista delle principali innovazioni, però un punto importante è che all'inizio queste innovazioni erano concentrate fortemente in due o tre settori. E questa è una delle ragioni per cui il tasso di crescita aggregato non è così forte. Cioè, sostanzialmente, le innovazioni si sono concentrate nell'industria tessile e soprattutto nell'industria tessile nuova, che era quella del cotone, e nell'industria meccanico-metallurgica. Queste industrie erano importanti, ma non erano così enormi. L'industria del cotone praticamente nasce con la rivoluzione industriale. La fibra tradizionale dell'inglese, in cui l'Inghilterra aveva una certa competitività sul mercato mondiale, era la lana, che era prodotta, fra l'altro, a quel momento ancora prevalentemente in Inghilterra, la materia prima. Il cotone arriva nel Settecento, fine Settecento, arriva dall'India, cioè viene una grande moda delle cotonate indiane, l'Inghilterra inizia a importare all'inizio del Settecento parecchie cotonate indiane, stava conquistando l'India a quel periodo, e a un certo punto quindi all'inizio queste cotonate indiane rappresentano un grosso problema competitivo per l'industria tradizionale inglese della lana. A questo punto gli inglesi iniziano, anche con dei dazi doganali, a produrre prodotti di cotone. Importano il cotone, e questo avrebbe provocato un grande boom in America, negli Stati Uniti, che fornivano il cotone, e il cotone è una fibra tropicale, non cresce in Europa, e da quel momento alcune persone specifiche inventano alcune cose che rendono l'industria del cotone inglese incredibilmente più produttiva di quella di qualsiasi altra industria che ancora usasse tecniche tradizionali. E quindi si inverte la bilancia dei cotonate fra Inghilterra e India, e l'Inghilterra inizia a mandare prodotti in cotone in India. Le prime quattro, qui ci sono le grandi invenzioni, da un libro di Allen, di cui parlerò la prossima volta. Ovviamente dire quali sono le più grandi invenzioni è sempre una cosa, come dire, arbitraria, perché sì, alcune sono famosissime, su altre si può discutere.
prima di raccontare cosa sono, ricordo che il processo di invenzione di rivoluzione industriale ha alcune caratteristiche. Prima caratteristica è che è fatto da individui. Certo. L'innovazione ora è fatta dai grandi, tendenzialmente dalle imprese che creano reparti di sviluppo, assumono scienziati e sviluppano nuovi prodotti. A quel tempo erano gli inventori, almeno soprattutto l'industria tessile, questo è un punto su cui ritornerò la prossima volta, perché è un punto molto controverso, comunque gli inventori erano prevalentemente persone pratiche, cioè gente che faceva il mestiere e che di fronte alla macchina tradizionale pensava come migliorarla. E moltissimi hanno ottenuto nulla, alcuni di cui vedete i nomi hanno ottenuto qualche cosa e hanno fatto le grandi invenzioni. Poi non si può entrare in dettaglio, ma tutte queste invenzioni sono state poi migliorate, la produttività è molto aumentata e così via. Naturalmente, come sempre succede, l'innovazione è sempre un processo in cui si parte da una grande idea, però poi la grande idea viene migliorata con tutta una serie di passi successivi. Questi erano persone, molti di questi appunto erano persone, fra l'altro, spesso di basso livello culturale, i quali però avevano delle idee, alcuni di questi sono diventati ricchissimi, altri sono rimasti poveri, in genere quasi tutti hanno tentato di fare la loro ditta, alcuni sono riusciti, altri no. Vabbè, sostanzialmente le prime quattro invenzioni sono di usa tessile, cotoniera, poi saranno anche utilizzate nella lana, ma insomma comunque... Giovanni, in questa colonna abbiamo le invenzioni fondamentalmente, no? Abbiamo sì, quelle che sono le innovazioni tecnologiche che hanno determinato la... Cioè, queste sono le più grandi invenzioni, diciamo, le invenzioni che secondo Allen, che ha scritto un libro molto importante sulla rivoluzione industriale, sono le più importanti della rivoluzione industriale. Poi, naturalmente, è chiaro che è sempre discutibile che cosa. Quindi, nella prima colonna ci sono i nomi, cioè i professori che l'hanno fatti. Nella seconda colonna ci sono il settore, sono quattro tessili, poi ci sono un po' di metallurgia e ingegneria. La terza colonna ci sono il nome dell'invenzione e nell'ultima colonna c'è l'anno in cui la macchina fu o brevettata o comunque iniziò a funzionare, perché naturalmente il processo di invenzione è un processo lungo, cioè non è che uno dà un'idea in due minuti la fa, c'è gente che ci ha messo anni e anni prima di riuscire a avere una macchina che funzionasse. Comunque le prime tre invenzioni sono legate alla filatura del cotone. Sostanzialmente voi sapete che la produzione di tessuti è in due fasi. Cioè, la prima si produce la fibra, cioè un sistema per cui si passa da fiocco di cotone a una fibra unica, e poi questa fibra è tessuta. Le prime tre sono appunto per la filatura, come vedete tutta roba che è del fine Settecento, sostanzialmente seconda metà del Settecento, tranne le prime due di Darby, ma tornerò un attimo. E le prime tre sono per la filatura. Una piccolissima cosa, Jenny Spinning, che ho lasciato i nomi inglesi perché francamente è un po' bene complicato così, va bene così tradurle. Comunque Jenny Spinning è una macchina domestica, cioè il punto di fuoco prima, ovviamente prima della rivoluzione industriale, tutta l'industria era fatta a casa o in piccolissimi laboratori. Erano la forza motrice era raramente di animali, molto più comunemente di esseri umani, cioè era il lavoratore che girava manopole o manovelle, quindi produceva energia e quindi faceva muovere le macchine. Jenny Spinning era ancora una macchina casalinga. Tu la potevi avere, produceva molto di più del filatoio pre-rivoluzione, però comunque potevi fare a casa. Il water frame e il mule spinning era la roba che bisognava fare solamente in fabbrica. E sostanzialmente il mule, ora
una volta sapevo anche come si dice descriverle, mo me lo sono dimenticato, ma non è molto importante. Mule spinning è quello che è diventato lo standard e che poteva, che era necessaria la fabbrica. Cioè era una cosa in cui ci volevano molti di questi con una fonte di energia e così via. L'ultima, power loom, è il telaio meccanico, cioè sostanzialmente l'incremento della produzione di filati ha per alcuni anni creato un boom per i tessitori che erano ancora a mano. Cioè, tessitori, è stato un periodo d'oro per i tessitori perché il filato costava poco e quindi c'era un sacco di domanda per il loro mestiere. A questo punto Cartwright, che era fra l'altro un caso abbastanza anomalo perché era un prete anglicano, non era un iniziò a pensare a come fare un telaio meccanico, cioè telaio spinto dalla macchina a vapore di cui parlerò fra un attimo. E nel 792 brevettò il primo, in realtà poi i veri telai meccanici funzionanti sono degli anni 20-30 dell'Ottocento. E lui ci si rovinò perché sprecò un sacco di soldi, lui era benestante, sprecò un sacco di soldi nel tentativo di fare un telaio meccanico, che non è una cosa semplicissima a fare. Tant'è vero che poi gli diede un premio, il Parlamento gli diede un premio per l'importanza. E questo naturalmente fece, come dire, non fece molto piacere ai tessitori, e infatti ci furono tutta una serie, voi conoscete il nome l'aggettivo luddista. Luddista viene Neil Ludd, che era un tessitore, il quale capeggiò una serie di rivolte dei tessitori, i quali distrussero parecchi alcuni dei primi stabilimenti con i telai meccanici, perché i telai meccanici erano una minaccia vera e concreta alla loro sopravvivenza. Il meccanismo dei luddisti. E, fra l'altro non è iniziata allora, ma è iniziata con una macchina agricola, con la thresher, madonna. Vabbè, comunque con la macchina agricola. Il movimento fu represso nel sangue. A quei tempi non c'erano sindacati, nel senso che... Perché anno fa ci facemmo un panel, non so se era Noise in America o già Fondazione 500, facemmo un panel proprio sul neoluddismo. A proposito, no, di quando adesso per fortuna non si sente più tanto, no, sulla sostituzione dei robot nelle fabbriche, tutto questo movimento pseudoculturale che è contrario alle innovazioni tecnologiche. Ci facciamo un panel 4-5 anni fa, mi pare, Infatti, beh, questo sì, è solo che il problema è che, come dire, a quei tempi il principio di precauzione sì. non era molto considerato. Nel senso, no, ma questi, ora, a parte gli scherzi, quando li prendevano li impiccavano. Non è che andavano sul leggero. Sì. E quindi il movimento fu schiantato e il telaio meccanico si diffuse. E naturalmente questo portò a una fortissima crescita dell'industria cotoniera, che comunque, come dire, era ancora relativamente piccola, cioè per spostare il reddito nazionale, creare una crescita del reddito nazionale consistente, bisognava allargarsi. E l'elemento essenziale, cioè poi fu la macchina a vapore, su cui parlerò fra un attimo. Prima di parlare della macchina a vapore, vabbè, ci sono altre due righe su cui ho qualche perplessità. Cioè, Wedgwood è quello che fece le ceramiche, famose ceramiche Wedgwood, che erano esteticamente bellissime, c'erano quelle di colore azzurro in rilievo bianco, non so se qualcuno di voi conosceva. E ovviamente era... Prima di riuscire a farle ci volle molto tempo e diventarono una grande moda per la classe benestante inglese e poi in tutta Europa. Wedgwood diventò ricchissimo, Arkwright diventò anche ricchissimo, invece Hargreaves e Crompton no. Poi ci furono due innovazioni dell'industria del metallo, cioè la coke smelting, la fusione col carbone. Sul carbone è una cosa molto importante, perché ci tornerò un attimo,
Il problema è che l'industria metallurgica inglese era in grave difficoltà perché la cucina tradizionale era quella di usare il legno per fondere, cioè, meglio, l'Inghilterra aveva poche, cioè, aveva poche foreste. Via via le foreste erano tutte distrutte per varie cose, anche per riscaldamento, ma soprattutto ma anche per l'industria del ferro. Quindi l'Inghilterra importava da paesi più coperti di foreste, compreso Russia e Svezia. Darby inventò il sistema di usare il carbone, di cui invece l'Inghilterra era molto abbondante. È una delle invenzioni, delle prime invenzioni, ma sostanzialmente lui riuscì a mantenerla segreta per moltissimi anni, cioè non la brevettò, e il segreto industriale durò moltissimo. Quindi dal punto di vista degli effetti non furono molto, furono ritardati. Cort è un sistema per produrre praticamente, una volta che poi il ferro, per produrre il ferro ha ancora delle impurità. Per produrre un ferro di alta qualità bisogna levarle. Impurità, ossigeno, eccetera, eccetera. Per eliminarle, fino al 1793, c'erano degli uomini i quali battevano con il ferro incandescente con martelli. Ora, tanto per dire, come dire, la gente ora si lamenta. Diciamo che non facevano una bella vita, insomma. Non facevano una bella vita, perché tu praticamente passavi 8-10 ore al giorno a martellare una cosa con ferro incandescente. Lui inventò un sistema per meccanico per farlo, e quindi Smeaton inventò una serie di macchine, non so vagamente neanche io cosa sono. La cosa importante, e qui arriviamo al nucleo, al centro della rivoluzione industriale, è la macchina a vapore. Perché sostanzialmente tutte queste macchine sono utili, sono importanti, ma sono limitate. Una macchina per la filatura di cotone è ottima per filare il cotone, ma non è che ci fai anche altro. Al massimo fili la lana, se proprio ci tieni. Coke smelting è utilissimo per produrre dell'ottimo, del ferro. Ma non è, una volta hai prodotto il ferro può usare per tante cose, ma non ce lo puoi mangiare. La macchina a vapore è quella che si chiama una General Purpose Technology. Fra l'altro, la slide successiva è una macchina a vapore. Facciamo vedere. È la seconda di queste macchine a vapore. Praticamente, la macchina a vapore fu inventata due volte, tre volte forse, anzi. Un prima, puntale Savary, nel 1698, e fu poi perfezionata da Newcomen, che sostanzialmente inventò, creò la prima vera macchina a vapore. La prima vera macchina a vapore è una pompa, ed era importante e utilissima per le miniere, perché le miniere inglesi, che ora sono tutte chiuse, ma a quel tempo c'erano parecchie, erano tendenzialmente, i filoni di carbone inglese erano abbastanza profondi. E come probabilmente sapete, tanto più si va giù nel sottosuolo, tanto più si trova acqua. E naturalmente l'acqua è un grosso problema, perché tu non puoi ovviamente estrarre il carbone se c'è l'acqua. E quindi Newcomen inventò una pompa, cioè una cosa che andava su e giù così, la quale poteva essere utilizzata per pompare via l'acqua. Il problema della pompa Newcomen era che, per ragioni tecniche, cioè il pistone veniva alternativamente riscaldato e raffreddato. Cioè quando, e questo naturalmente provocava un immenso spreco di carbone, che poteva aver senso se tu dovevi pompare carbone alle miniere, perché naturalmente il carbone praticamente costava nulla alla bocca della miniera, ma rendeva molto complicato l'utilizzazione di questa macchina in altre utilizzazioni. Il genio di Watt fu quello
di inventare una macchina, che è quella che voi vedete, che invece separava il condensatore dal pistone e quindi praticamente risparmiava o comunque utilizzava meno carbone della macchina Newcomen. Utilizzando meno carbone la macchina Newcomen poteva essere utilizzata in tanti altri usi. Inoltre, subito dopo, cioè il 775 è il primo brevetto di Watt, subito dopo, nell'81-82, riuscì a metterci un meccanismo che trasformava il moto, che è quello sempre la pompa, verticale, in orizzontale. Cioè poteva essere utilizzato per, attraverso una ruota che voi vedete, poteva essere utilizzato per muovere qualsiasi tipo di macchinario. Quindi a questo punto è diventato possibile fare una fabbrica basata sul vapore. Già esistevano le fabbriche, la produzione industriale era già avanzata, però la forza motrice della fabbrica prevalentemente era l'acqua. Che naturalmente, come la forza motrice dell'acqua, la ruota idraulica era una cosa di invenzione medievale, era molto utile, però era limitata, perché tu c'avevi il fiume, ciascun fiume poteva produrre solo una certa quantità di forza motrice e comunque tu potevi metterti solamente nel fiume. Certo. Stavi 10 chilometri o 500 metri e non serviva a nulla. Certo. Sì, tra l'altro mi viene in mente che chi vuole fare un bel giro, quando sarà possibile fare giri, ci sono esempi di archeologia industriale molto belli, proprio qui in Lombardia, sì. Dove ogni macchina effettivamente sta a bordo di un canale oppure di un fiume o di un torrente, perché così effettivamente, esatto, era l'unico modo per poter... Certo. Poi fra l'altro l'Italia la cosa andò molto a lungo, perché mentre l'Inghilterra era piena di carbone, l'Italia ce n'era poco. Certo. E quindi dovevamo importarlo e costava di più, quindi la geo idraulica, magari un giorno possiamo anche parlarne. Certo. Comunque il discorso che è nata la fabbrica moderna, è nata una fabbrica in cui tu c'era una macchina a vapore al centro, da qualche parte, e poi fisicamente c'era tutta una serie di catene, cinghie e roba di questo genere che portavano il moto alle macchine sparse. E questo tipo di fabbrica poteva essere messa dovunque si volesse, perché bastava installare la macchina a vapore e quindi questo è nata la fabbrica moderna, è nata. Fra l'altro, due curiosità. Prima curiosità è quella che le fabbriche erano pericolosissime, perché sostanzialmente per trasmettere il moto si faceva con cinghie o con catene. Certo. E quindi tu avevi praticamente cinghie o catene in movimento continuo da una macchina all'altra. E quindi naturalmente gente che moriva, che ci perdeva mani e così via, perché una catena che si muove rapidamente ci metti una mano in mezzo. Secondo cosa, Watt col suo socio Bolton inventarono la macchina a vapore. Tra l'altro Watt era uno, e poi per questo è una cosa interessante per le cause, era uno dei pochissimi che aveva una vera formazione scientifica, cioè aveva studiato scienze. E col suo socio Bolton presero un brevetto per la macchina a vapore e con quel brevetto praticamente rallentarono lo sviluppo della macchina a vapore per una ventina d'anni. Qua ci vorrebbe Michele Boldrin che ci parla dei brevetti. Infatti, è una degli esempi esatto. Classici di brevetti che rallentano l'innovazione. Rallentano la crescita, certo. Sostanzialmente questi riuscirono con una serie di cause anche abbastanza pesanti, spregiudicate, a mantenere un monopolio o quasi monopolio sulla produzione di macchine finché il brevetto non... E qui naturalmente si facevano pagare la macchina a vapore un sacco. E rallentare anche il progresso tecnico, perché ci furono tutta una serie di invenzioni, di miglioramenti della macchina a vapore, che non poterono essere adottati prima che fosse scaduto il brevetto di Bolton e Watt.
Certo. Il brevetto finì negli anni 20, sostanzialmente 15, qualcosa di questo, no, fino a fine 1800, e da quel punto ci fu un grandissimo boom. Che poi abbiamo anche visto nel grafico sulla crescita del reddito pro capite. Sì, poi iniziò il grande boom, iniziò, e poi la macchina a vapore, diciamo, diventò lo standard nei paesi con carbone. Certo. Cioè, Inghilterra, Germania, Francia del Nord, Belgio, che fu il primo paese. Per esempio, in Italia non tanto, perché portare il carbone dall'Inghilterra alla Brianza era una bella rogna. E la macchina a vapore è qui, quindi poi fu utilizzata in maniera massiccia anche per i trasporti. Cioè, l'idea della nave a vapore, che superò la tradizione della nave a vela, quella iniziò nel 1805-6, cioè la prima idea di utilizzare le prime macchine che utilizzavano il vapore per il trasporto, furono per la navigazione, furono agli inizi dell'Ottocento. Il problema, se tutti voi che avete visto i film western se conoscete, era quello di trasmettere il moto rotatorio all'acqua. Allora, tutti quelli che hanno visto i film western hanno visto che i bastelli del Mississippi c'avevano le grandi ruote attaccate, perché naturalmente è così. Il problema è che queste ruote funzionavano in un fiume, nel mare era un disastro, perché quando c'era la tempesta si spaccavano tutte. Cioè, a un certo punto inventarono negli anni 30 l'elica, che è una cosa ovviamente quella che c'è ancora, che è sommersa, e quindi da questo iniziò. E quindi la macchina a vapore è quello che determinò il proseguimento del rivoluzione industriale, perché poté essere utilizzata, si chiamano General Purpose Technologies, cioè tecnologie che possono essere utilizzate in tante altre attività, per tutte le attività industriali. E soprattutto, e questo è l'ultimo punto, era una tecnologia che non dipendeva dalla localizzazione e che sostanzialmente non dipendeva dal dipendeva per la prima volta da carbone, quindi da fonti energetiche non rinnovabili, ora quindi Greta Thunberg sverrebbe, però erano estremamente abbondanti. Certo. Cioè, nel senso che poi il carbone in parecchi paesi era estremamente abbondante, e qui molto più abbondante del legno, e quindi ha avuto la possibilità di incrementare, ha avuto l'offerta di energia aumentata moltissimo, e ha avuto la possibilità di aumentare, espandere la produzione industriale, i trasporti. Ah, proprio mi ho dimenticato, la locomotiva fu inventata nel 1830. La ferrovia, che era l'idea della ferrovia già esisteva, ben usata nelle miniere con dei cavallini che trainavano i vagoni. La prima ferrovia, la prima macchina locomotiva a vapore fu inventata da Stephenson nel 1830, e da quel punto ci fu il boom della costruzione ferroviaria, prima in Inghilterra, prima in tutto il mondo, e di nuovo questo cambiò tutto. Perché i trasporti ferroviari erano molto più economici dei trasporti per attrazione animale. Attrazione animale, giustamente. Non più economici dei fiumi, ma di nuovo, fiumi e canali erano limitati geograficamente. Certo. E quindi, diciamo, questo ha creato... La macchina a vapore è stata veramente l'innovazione che ha cambiato il mondo. Certo, certo. Molto bene, ci vogliamo fermare qui, ci possiamo anche fermare. Sì, nella prossima puntata parleremo appunto delle cause. Io inopinatamente ho provato ad accennare prima, ma perché mi è venuta fuori la domanda da gran curioso che sono. No, sarà molto interessante affrontare anche il tema delle cause. Estremamente interessante, come dico spesso, è bene sapere che cosa succede, anche perché noi in questa rivoluzione ci siamo, almeno ancora per qualche anno, qualche decennio, fino a che poi non arriverà la rivoluzione quantica, come qualcuno già preconizza, e allora sarà un'altra storia. Però comunque noi viviamo in piena rivoluzione industriale e tecnologica. E comunque anche la rivoluzione quantica è un prodotto della rivoluzione industriale. Certo. Se non ci fosse la tecnologia
e il progresso tecnico è iniziato, non, a parte non sapevo neanche cosa sono i quanti, perché nel 1800 nessuno aveva la minima idea di che cosa fossero i quanti, ovviamente. Ovviamente. O di qualsiasi altra cosa. Benissimo, ci vediamo qui. Grazie Giovanni, alla prossima, ciao. Ok, allora.